silobi na kozonga, na kozonga. Mopembo ezali ndeli wate o nakei Con il referendum del 2011, la maggioranza assoluta degli italiani ha votato per la fuoriuscita dell'acqua da una logica di mercato e di profitto e per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato. Ed il comune di Napoli, la prima città d'Italia a dare seguito all'esito referendario, ha portato a compimento il percorso di trasformazione della società per azioni ARIN in azienda speciale, Acqua Bene Comune Napoli. Il tema è sempre di stretta attualità ed in occasione delle giornate di mobilitazione nazionale per la gestione pubblica e partecipativa dell'acqua e per la piena attuazione del esito referendario, indette per il 24 e 25 aprile, a Napoli si svolgerà un incontro pubblico cui sono stati invitati soprattutto sindaci ed amministratori locali. Dell'organizzazione e dei principali temi che si affronteranno si è parlato stamattina in un incontro nella sede di Mani Tese, l'associazione che dal 1964 combatte la fame e gli squilibri tra nord e sud del mondo. Io dico che questa è una battaglia anche ideologica, non è solo la battaglia giusta, l'acqua pubblica, bene comune, è anche ideologica, perché va a contrastare un pensiero unico, che è quello che si deve per forza privatizzare. E fin quando io sarò sindaco di Napoli tutto questo sarà messo in sicurezza, ma siccome noi dobbiamo evitare che un domani possa venire qualcun altro che torni indietro, dobbiamo creare una struttura che economicamente, finanziariamente, organizzativamente sia strutturata in modo tale che viene percepita anche quella come un'operazione di bene comune, perché tutto il ciclo a monte fino a valle, il sistema idrico, le fognature, gli orti urbani, i parchi alimentati dall'acqua pubblica, quindi è veramente un percorso politico nel senso nobile del termine. Quindi il 24 noi alzeremo diciamo la nostra voce in modo democratico per far sentire che Napoli non si è piegata, anzi che ha avuto anche il coraggio, perché vi assicuro e voglio chiudere su questo, che passare da una SPA, un'azienda speciale, all'ABC non è stato facile. Dobbiamo lavorare sempre meglio insieme. Io sono convinto che col 24 scriveremo un'altra pagina storica della vita di democrazia partecipativa della nostra città.